Una serata ricca di emozioni, quella vissuta ieri al Teatro Pirandello di Agrigento per il ritorno a casa del concerto Reading La Trinacria è femmina. Le tre artiste, Ilenia Costanza, Lorena Vetro e Saria Convertino, hanno davvero saputo interpretare al meglio la Sicilia, la sua storia, la sua tradizione, i suoi sapori e la sua cultura. Un mix di sentimenti, quelli provati dalle due artiste favaresi, orgoglio e allo stesso tempo paura di portare a casa uno spettacolo che parla della propria terra, delle proprie origini. È stata senza dubbio una pièce studiata, preparata nei dettagli e frutto di una accurata ricerca letteraria che ha messo in risalto anche i grandi scrittori siciliani. È stato un divertente e poetico concerto reading che ha raccontato e vuole raccontare ancora oggi la Sicilia partendo dal lessico femminile delle parole che la caratterizzano. Ilenia Costanza racconta la sua terra con le parole dei più grandi scrittori, da Pirandello a Quasimodo, da Buttitta a Bufalino e Sciascia. Mentre Lorena Vetro, voce portentosa e coinvolgente, con la sua chitarra ha cantato le leggende. Da meravigliosa cantastorie ha intonato i brani più significativi di Rosa Balistreli, Otello, Profazio, Nonò Salamone, senza tralasciare le contaminazioni da Domenico Modugno, Mercedes Sosa e perfino Marlene Dietrich. La leggenda di Colapesce, Barba Blu, Amara Terra Mia, Lili Marlene, Mala Razza, Qua si campa d'aria e tante altre. Il tutto è stato arricchito dalla bravissima Saria Convertino, che ha saputo con la sua fisarmonica dare intensità alle già grandi emozioni vissute nell'ascoltare le storie di una terra amara e dolce allo stesso tempo. È sempre un'emozione grande ritornare nella nostra Agrigento, ci ha detto la regista Ilenia Costanza. Per noi è sempre la piazza più difficile, ha poi aggiunto Lorena Vetro. Mi ha colpito l'amore che hanno per le proprie radici, raccontano nel mondo l'amore per questa terra, per questo mare, per questo sole, ha commentato la madrina della serata Alda Deusanio, giornalista e conduttrice televisiva. Alda Deusanio, da quanto sei madrina di questa pièce e cosa ti ha fatto innamorare? Lo sono dalla prima volta che l'ho visto all'Ambra Iovinelli circa 2 anni fa a teatro, me ne sono innamorata moltissimo. Erano un gruppo di 8 persone all'epoca la prima volta che le ho viste e la bravura, però la passione di queste artiste mi ha molto colpito, ma soprattutto mi ha colpito l'amore che hanno per le proprie radici. Loro raccontano nel mondo l'amore per questa terra, per questo mare, per questo sole, per questo Colapesce, per queste leggende, queste favole, per la grande arte di una terra che è fatta di grandi, veramente di grandi come Pirandello, ma anche di grandi eroi come Falcone. Quindi la Trinacria è femmina perché sono tutte ragazze, tutte donne, grandi artisti. Poi naturalmente le ho seguite in questi 2 anni, circa 10 giorni fa al Teatro Flaiano di Roma è venuto giù il teatro per gli applausi. Cioè era un sold out, era tutto esaurito, hanno dovuto mettere 40, questo non si dovrebbe dire, 40 sedie in più e molte persone poi sono rimaste fuori perché non potevano più entrare più di oltre 40 sedie che non si potevano mettere. Ma è uno spettacolo molto apprezzato, Lorena Vetro viene oramai chiamata dai critici la Gabriella Ferri della Sicilia. La Ilenia Costanzo è un'autrice perché i testi sono suoi. Ha saputo con molta sapienza, intelligenza e genialità, devo dire, trarre da Buttitta come da Pirandello, come da Sciascia i testi più belli che fanno amare questa terra e gli ridanno un onore che molti pensano che abbia perso e invece non l'ha mai perso. Perché fino a quando avete artiste come queste che vanno in giro a raccontarla, a cantarla, a suonarla, voi l'onore l'avete sempre alto. Ilenia Costanza, scrivere un testo del genere è sicuramente un grandissimo lavoro. Abbiamo visto che hai toccato tantissimi temi, tantissime città, non tralasciando Messina, Agrigento, Caltanissetta, Palermo. Il lavoro è stato grande, ma rappresentare questa pièce appunto fuori dalla Sicilia è sicuramente un'impresa ardua, ma portarla adesso ad Agrigento, nella tua terra, quanto è più difficile?
È difficile perché noi la portiamo in giro e funziona, poi io la spiego sempre in italiano. Qui è difficile perché noi qui ci siamo cresciute, quindi la metà delle persone, se non di più, che vengono a vederci ci conoscono, e quindi l'emozione è troppa, direi, perché ero veramente emozionata, però è bello. No, eri spaventata. Ero anche spaventata, eh sì, perché nessuno è profeta in patria, no? È vero. Ho detto, i siciliani sono troppo intelligenti per non aprire, hanno troppo cuore, la Sicilia è un paese di passione e di amore, non può non capire un'opera così grande come la vostra e una passione grande come la vostra. Se fa innamorare noi romani, vuoi che non faccia innamorare i siciliani? Beh, lo abbiamo detto, per noi è la piazza più difficile a Agrigento, sembrerà retorica, però questa sera sul palco c'erano tre donne, ma soprattutto due, con un'emozione che era una strizza particolare, un'emozione particolare, l'orgoglio di portarla a casa, ma la paura di portarla a casa. Erano due sentimenti contrastanti, ma che facevano sì, spero che il prevalso quale? Assolutamente l'emozione positiva, cioè la passione per questa terra che come dice Alda cerchiamo di portare in giro, perché ce l'abbiamo dentro e non possiamo farne a meno. Poi ogni tanto tra una difficoltà e l'altra dice: ma con uffici fari? Sì, devo dire, in queste giornate lo abbiamo detto un paio di volte, però poi la fatica premia. Avremo modo di apprezzarvi ancora dove e quando? Allora, per il momento probabilmente in Lombardia, quindi un po' lontano. Varese, Agrigentini, Lombardia ce ne stanno tantissimi. Ma anche nel Veneto, Padova, anche teatro di Padova. Anche sì. Nel teatro di Padova e qui. Allora, di nuovo incrociamo le dita e non diciamo ancora nulla. No, ma tutti i teatri siciliani, ragazzi, è la vostra storia, sono le vostre favole, le vostre leggende, le vostre poesie. Tutti i teatri siciliani devono assolutamente chiamare la Trinacria femmina e farla rappresentare.